Telespettatori di Rai Sport, amici dell'Orient Hearing, benvenuti insieme a me Pietro Ilarietti. Ciao Pietro. Buongiorno a tutti, campionati italiani long e staffetta di Orient Hearing. Siamo a Sgonico, organizzazione a cura del comitato friulano di Orient Hearing, quindi FISO. Sì, una occasione che ha radunato oltre 1000 atleti, addirittura 20 le nazioni rappresentate in occasione della 5 giorni del Carso, perché non ci sono soltanto i campionati italiani. Assolutamente no, come hai detto tu, in contemporanea si sta svolgendo per 5 giorni la 5 giorni del Carso e l'Alpe Adria. Qui vediamo le immagini della San Marco, macchine professionali da caffè espresso, una delle realtà più economiche più importanti della zona. Bene, abbiamo ricordato che vengono in questa occasione disputati i campionati italiani. Si tratta naturalmente del long, come abbiamo già detto, e della staffetta. Vedremo per la prima volta quest'anno, nel corso delle nostre programmazioni per quanto riguarda l'Orient Hearing, questa particolare categoria, e ne saremo sicuramente fortemente impressionati per l'altissimo numero di partecipanti, Pietro. Assolutamente sì, e poi una tecnica diversa, si gareggia in un modo differente rispetto a quello solito, e poi abbiamo una sorpresa, l'introduzione dei tracciati GPS. Gianni Torrenti, assessore allo sport e cultura della regione Friuli Venezia Giulia, dà il benvenuto ai concorrenti del campionato italiano di Orient Hearing. Sì, un calorosissimo benvenuto da parte della regione a questo migliaio di persone che partecipa a queste tre importanti gare, competizioni sul nostro territorio, che è un territorio molto ricco. Non tutti lo sanno che noi siamo uno dei territori con più biodiversità di tutta Europa, ne abbiamo 2200, più dell'intera Germania per capirci, un concentrato quindi nella nostra regione di diversità, di eccellenze gastronomiche, paesaggistiche. Veramente pensiamo che questa manifestazione sarà molto importante, sarà importante per noi, e spero che poi siano anche contenti, soddisfatti tutti i partecipanti di tutta Europa. Cristina D'Orlando, allora, questo è un evento certificato, garanzia PFC, cosa vuol dire? PFC è la certificazione della gestione sostenibile delle foreste e del legno, cioè i boschi sono gestiti in modo corretto e sostenibile da un punto di vista ecologico, economico e sociale. L'Orient Hearing è lo sport dei boschi e ha fatto un accordo col PFC in modo da rendere ancora più sostenibile l'Orient Hearing, far conoscere agli atleti le foreste che sono gestite in modo corretto e sostenibile. Interessante questo discorso. Naturalmente una delle prerogative di questo tipo di sport è il rispetto dell'ambiente, perché lo abbiamo ricordato naturalmente in tutte le altre occasioni, non vi sono strutture permanenti, tutto ciò che viene utilizzato per disputare le gare viene portato proprio il giorno stesso al campo e rimosso. Nicola Oliva ci aiuta a scoprire i segreti del campionato italiano long. Sì, oggi si svolgerà il campionato italiano long, che segna il titolo assoluto a questa specialità sulla lunga distanza. Ci troviamo nel bosco del Carso Triestino, quindi un terreno abbastanza lento. Il percorso si svolgerà con due partenze per gli atleti, ci sarà un percorso obbligato da seguire per entrambi i concorrenti. Quali sono le valutazioni che un tracciatore deve fare per creare un percorso? Allora, innanzitutto è stata la mia prima esperienza nell'organizzare, nel tracciare i percorsi per una gara di così alto livello, quindi all'inizio mi sentivo affidato un compito abbastanza difficile. Sostanzialmente mi sono basato guardando i percorsi, ovviamente anche corsi da me nelle gare passate, dei precedenti anni, e successivamente sono stati stimate soprattutto i tempi di qualsiasi vincitore per ogni categoria. Sulla base di quello, e una volta consegnata la cartina, il lavoro procede davanti al computer. Abbiamo sentito quindi il tracciatore che si è adoperato in questa occasione, Nicolò Oliva, sicuramente un'opera particolarmente impegnativa la sua. Ricordiamo però che in questa occasione, insomma, la gara è stata dedicata a chi non ha potuto firmare il tracciato.
Assolutamente sì, ricordiamo una figura storica dell'orienteering friulano che è Sergino Martina, mancato a fine maggio, lui che è proprio una figura di riferimento per questa regione, è stato ricordato con un ricordo molto sentito dal presidente regionale Mauro Nardi. La gara però è partita, è già partito Mikhail Mamlev, in questo momento stiamo seguendo Emiliano Corona, altro atleta della Forestale, come della Forestale sono Daniele Pagliari e Alessio Tenani, inquadrato proprio in questo momento. A proposito di tracciatori, Alessio Tenani più volte è stato impiegato anche in questa veste, lui che comunque ha ottenuto risultati importanti a livello nazionale per quanto riguarda la sua categoria, ovvero gli uomini elite. Naturalmente ci sono anche le donne a concorrere, il campionato assegna i titoli sia per quanto riguarda gli uomini che per quanto riguarda le donne. Abbiamo appena visto partire il campione italiano uscente Michele Caraglio, mentre qui Eleonora Donadini da Como, una delle giovani interessanti del panorama nazionale, e qua Giacomo Zagonel, la scorsa stagione campione italiano sprint, e ora uno che qui questi boschi li conosce bene perché viene da Trieste, e lui è Marco Seppi, passa anche Heike Torgler. Per quanto riguarda la superficie, Pietro, tu naturalmente eri presente in quanto fai parte naturalmente della federazione, eri presente nei giorni delle gare, un tracciato sicuramente più secco come superficie rispetto ad altre occasioni quando abbiamo visto proprio gli atleti correre su superfici caratterizzate anche da fogliame umido. Beh, sono un po' le caratteristiche del Carso triestino, poi anche queste rocce calcaree. Qua Christine Kirchleckner, che è un atleta su cui terremo sicuramente più di un occhio di riguardo, e ovviamente è inutile negarlo, lei è una delle grandi favorite, vedete, seguita anche dalla telecamera mobile. Sì, e per tornare al percorso, qua siamo su queste doline, queste colline dolci che però ovviamente in una gara longa risultano molto pesanti, qui un punto di controllo. Questa è l'operazione di punzonatura, ovvero gli atleti durante lo svolgimento della gara devono trovare fondamentalmente attraverso la mappa che gli viene fornita, qui vediamo anche ci aiuta la grafica, stiamo seguendo il percorso della Kirchleckner, una tra le favorite per il titolo, si diceva, quindi gli atleti e le atlete si muovono sul territorio attraverso l'aiuto soltanto di una cartina e della bussola, devono trovare le cosiddette lanterne e eseguire l'operazione di punzonatura, che adesso naturalmente viene effettuata attraverso strumenti tecnologici digitali. Il termine punzonatura indica in realtà l'origine di questa attività, che prevedeva proprio il foro di un pezzo di carta attraverso l'apposito strumento. Per l'angolo tecnico oggi abbiamo Edoardo Tona che ci spiega un'interessante innovazione che abbiamo apportato alle trasmissioni FISO targate Rai Sport. Allora, abbiamo per questa qui è la prima gara che utilizziamo questo nuovo sistema GPS tracking con queste scatolette che andiamo a posizionare sulla schiena degli atleti. Adesso Mattia ci fa vedere. Gli atleti indossano questa pettorina. Noi andiamo a inserirgli questa scatolina che ha il GPS. Questa scatolina in diretta ci trasmette all'arrivo la posizione proprio in diretta degli atleti, che viene messa sopra una mappa, e noi dall'arrivo possiamo sapere in che posizione sono, come sta andando la gara, e così la gara diventa molto più spettacolare, e dopo abbiamo anche il materiale per far capire meglio questo sport. Quali indicazioni emergono subito all'occhio anche del non conoscitore dell'orienteering? La peculiarità dell'orienteering sono sicuramente le scelte di percorso. L'orientista esperto fra un punto e l'altro può scegliere lui che percorso fare in base alle sue caratteristiche, e vince chiaramente chi corre più forte, ma anche chi fa il percorso migliore. E col GPS noi possiamo vedere benissimo le scelte, e come appunto stiamo vedendo nel corso di questa trasmissione, vediamo ad esempio chi va a destra, chi va a sinistra, e quindi diventa uno sport molto simpatico da seguire, e anche i neofiti e chi non ha mai praticato
riesce a capire bene il vero spirito dell'orienteering. È interessante la panoramica che ci ha offerto Dona, il tecnico GPS, perché effettivamente grazie a questa innovazione è possibile osservare quanto sia importante la scelta del percorso, ed è possibile altresì osservare come atleti diversi scelgano proprio traiettorie diverse per raggiungere lo stesso punto, ovvero la lanterna da scovare. Assolutamente sì, in questo caso abbiamo la comparazione, qua vediamo Nicole Scalette che scende bassa, probabilmente sta compiendo un errore, sopra in blu Nicole Scalette, in alto Carlotta Scalette, sono loro le atlete di punta, vediamo come poi però vanno tutte a confluire nei medesimi punti di controllo. Qua passa Johnny Malacarne, atleta dell'US Primiero, mentre qui entriamo proprio nel bosco ancora con Emiliano Corona che punzona, è una fase importante, Michele Caraglio, campione, come dicevamo, campione uscente, arriva ancora Alessio Tenani, che tu hai ricordato anche nelle vesti di tracciatore e anche di atleta del Trail Orienteering. Ma questo è Klaus Schaguller, sicuramente Klaus Schaguller è uno degli atleti che oggi, assieme a qui inquadrata Christine Kirklegner, sta lottando per qualcosa di più di una semplice medaglia. Sì, non a caso citiamo cognomi molto spesso tradiscono l'origine altoatesina, uno sport, quello dell'orienteering, molto diffuso nel territorio dell'Alto Adige, ma che ha le sue origini soprattutto nei paesi nordici dell'Europa, tant'è che diversi atleti, anche italiani, qualora ne abbiano avuto l'occasione, si sono proprio trasferiti in quelle terre per poter meglio allenarsi e competere con gli atleti migliori del mondo in questa disciplina. E vediamo qua oggi impegnata Nicole Scalette, che è una di quelle atlete che è stata all'estero, ha passato un anno all'estero, è migliorata moltissimo, raccontava di questa sua esperienza, della disponibilità di tecnici, di allenatori, di mappe, e lì ha fatto veramente un salto avanti sia dal punto di vista fisico che tecnico, mentre qua iniziano ad arrivare, ci avviciniamo all'arrivo dei big, ecco i primi giovani che arrivano. Siamo infatti all'arrivo, Samuele Curzio è uno che l'anno scorso ha vinto una delle ultime gare di Coppa Italia, quindi, mentre qui Mikhail Mamlev. Ed eccolo Misha Mamlev, un atleta tra virgolette anziano, sicuramente uno tra i decani dell'orientismo italiano, anche se come il nome testimonia, di origine russa, terzo al mondiale, campione d'Europa in passato, e anche oggi ha detto la sua, Pietro, con la vittoria e il titolo di campione italiano. Assolutamente qui, sì, arriva Michele Caraglio che è subito a ridosso di Mikhail Mamlev, non è dietro invece Emiliano Corona, più dietro Tenani e non benissimo oggi Giacomo Zagonel. Arriva Klaus Schaguller che va lì ma non ce la fa, è secondo, mentre chi fa segnare il miglior tempo tra le italiane è Christine Kirklegner, un nuovo campionato italiano in bacheca. Sì, grande prova della Kirklegner per quanto riguarda le donne, quasi 16 minuti di vantaggio sulla una decina di minuti di vantaggio sulla seconda Carlotta Scalette, 16 sulla terza Nicole Scalette. E sono arrivate in questo momento, ecco Carlotta con questa nuova, lei è Nicole invece, è il Merano che ha sfoderato questa nuova maglia. Allora la classifica con Mamlev, Schaguller e Caraglio, i primi due della società Toll, Caraglio della Cus Bologna, andiamo a vedere la Kirklegner della società Merano che va a vincere una decina di minuti di vantaggio su Carlotta Scalette e poi Nicola Scalette della Primiero. Christine Kirklegner, una vittoria difficile nonostante il pronostico fosse dalla tua parte. Sì, era abbastanza difficile per me perché la testa non era proprio al posto giusto, un po' dopo i mondiali avevo, diciamo, non voglio dire chiusa la stagione, però sentivo anche i primi punti, ero un po' in difficoltà. Sì, penso che siamo anche pronti a difendere il titolo domani. Testa e gambe è un altro titolo italiano che arriva. Finalmente, aspettavo già da tanto.
Oggi è andata come programmato, pensavo di andare tranquillo, cominciare senza errori, fare il mio ritmo e così fino alla fine, sì, errori che comunque presentano, il terreno è abbastanza tecnico, mi sa che tutti che hanno corso oggi hanno fatto qualche errore, comunque gambe girano. La premiazione in serata, un podio come ricordiamo composto per quanto riguarda le donne da Kirk Lechner, da Scalette, Carlotta e Nicola Scalette. Qui siamo a Gradisca di Sonzo dove si è svolta una sprint nel pomeriggio. E vediamo le immagini della sprint dopo aver visto il podio maschile della Long con Mamble, Vescaguller e Caraglio. Vediamo alcune panoramiche del centro di Gradisca di Sonzo. Siamo, lo ricordiamo, in Friuli di Venezia Giulia e queste alcune immagini della prova sprint. Sì, è stato veramente impegnativo per gli organizzatori allestire tutte queste gare combinate nell'arco di 5 giorni, calcolando che gli organizzatori comunque sono 30 volontari. Io direi che sono stati veramente bravissimi, tutto è andato bene, il territorio è stato ospitale ed ha risposto veramente al meglio. Prove sprint che si svolgono molto spesso nei centri abitati perché possono rappresentare anche una vetrina per uno sport poco conosciuto dal grande pubblico, però in realtà molto praticato, perché sono 30.000 addirittura più o meno i tesserati in Italia. Sì, si va in città proprio sia per il tecnicismo, no, del correre in città, che poi per andare incontro al pubblico, perché come vedi in questo caso siamo in una bellissima arena, ma siamo in aperta campagna, siamo al limitare del bosco, quindi magari in questo frangente è più difficile per il pubblico incontrare l'orienteering, invece poi c'è l'orienteering che va in città. Qua abbiamo differenti partenze, parte la gara staffetta, più partenze perché i concorrenti sono veramente tanti. Qui tra il pubblico molti di questi poi prenderanno parte alla gara perché saranno i secondi o i terzi trazionisti. Quindi vediamo lo svolgimento della gara di staffetta, ma prima sentiamo i protagonisti. Ci prepariamo a vivere la gara staffetta, ce la spiega Alessandro Cecconi. La staffetta si svolge su un terreno misto, molto particolare, un po' più lento della gara long di ieri, e i concorrenti saranno impegnati in un incontro testa a testa che potrebbe vedere molti sconvolgimenti dei primi posti, con tutto da decidere fino all'ultimo minuto. La componente psicologica può incidere più di quella fisica. Certo, infatti mi aspetto che i concorrenti dopo il passaggio spettacolo abbiano ancora qualcosa da giocarsi, anche se saranno pochi metri per decidere chi vincerà la staffetta. Abbiamo sentito Pietro citare il passaggio spettacolo. Passaggio spettacolo che è un punto dove è possibile vedere in modo chiaro da parte del pubblico le fasi di gara, quindi quello viene proprio denominato passaggio spettacolo, viene posizionato in modo strategico dal tracciatore e quindi si favorisce appunto la spettacolarizzazione di questo sport che sta cercando di andare sempre di più incontro ai media. Vediamo qua gli organizzatori, Crizia Zambiasi impegnata nelle ultime fasi. Qui vediamo Jonas Rasi, il primo frazionista della squadra del Toll, qui lui che assieme a Schgaguller e Mamle sono sicuramente tra i grandi favoriti. Ed eccoli i partenti, i primi partenti, perché in realtà la gara per l'alto numero di partecipanti è stata frazionata in tre tronconi, quindi ci sono state in realtà tre diverse partenze. La particolarità, abbiamo potuto osservarla all'inizio, il piazzamento di diverse mappe in successione, perché poi ogni staffettista dovrà raccogliere la propria una volta ricevuto il cambio dal suo compagno.
Assolutamente sì, e ovviamente la somma dei tracciati è assolutamente identica, che nessuno pensi che qualcuno deve fare un percorso più lungo. Qua invece siamo... Sempre che non perda la strada. Assolutamente sì, no, noi parliamo di un percorso teorico, qua vediamo il forestale Emiliano Corona ancora una volta impegnato, e che qui sempre Corona dà il cambio al compagno Daniele Pagliari, e parte Pagliari. Questo è Andrea Seppi che sta... Marco Seppi che stava aspettando il suo compagno, ma la lotta al vertice probabilmente oggi sarà quella tra il Toll, tra la squadra di Primiero, insomma, bisogna anche dire che poi c'è una squadra veneta che vede però al suo interno Tobia Pezzati che è svizzero, e quindi questo team dove milita anche Andrea Seppi non compete per il titolo italiano, ovviamente. Rivediamo i concorrenti succedersi nelle operazioni di punzonatura una volta raggiunte le varie lanterne, ovvero i punti che devono obbligatoriamente toccare perché sia effettivamente considerato chiuso e completato il percorso. Quindi abbiamo visto il cambio del team di Primiero con Manuel Negrello che ora è già in zona punzonatura, loro sono partiti benissimo, vediamo se poi Negrello terrà fede a quello che è stato l'ottima prima frazione di De Bertolis. Una nuova fase di cambio, qui vediamo sulla cartina impegnate alcune delle donne con la Scalette, la Pozzebon, vediamo anche Curzio e la Orler che in questo momento, come potete osservare, sta perdendo un po' la strada, addirittura esce dal nostro riquadro per poi ritornare e recuperare il terreno, e proprio attraverso questa grafica possiamo apprezzare quanto sia vario il ventaglio di scelte che ogni singolo orientista può effettuare e in quanto breve tempo deve effettuarlo per poter completare il percorso nel minor tempo possibile. Assolutamente sì, velocità di gambe ma anche velocità di pensiero, perché ovviamente una delle componenti fondamentali, questa poi è Jessica Orler, è saper prendere le decisioni nel minor tempo possibile e soprattutto prenderla giusta. Questo è Mikael Mamlev che ha preso, diciamo così, ha raccolto il testimone di Jonas Rass, e lui il secondo frazionista è lanciato veramente forte e deve completare una rimonta. Mamlev naturalmente sostenuto, galvanizzato dalla vittoria del giorno precedente nella competizione singola, la vittoria del titolo italiano, ci sta provando anche per quanto riguarda la staffetta. Torniamo sulla nostra carta, seguiamo Caraglio, Zagonel insieme a Tenani e Schlaguler. Vediamo come i quattro atleti scelgano traiettorie totalmente diverse. Ricordiamo naturalmente che non c'è una sequenza precisa per quanto riguarda il raggiungimento delle lanterne, devono semplicemente essere raggiunte tutte, Pietro. No, le lanterne vanno raggiunte secondo un determinato ordine, ma come vengono raggiunte queste lanterne, ovviamente il tracciato è assolutamente diciamo così, ognuno sceglie il suo, sceglie il migliore, può scegliere quello più duro, che magari è più breve. Infatti vediamo in questa occasione due atleti procedere in direzione opposta. Questa è Christine Kirkleckner, mentre Mamlev ha fatto una rimonta portando la squadra di Terlano dal quinto posto di Jonas Rass al terzo posto, e ora tocca a Klaus Schlaguler, mentre Christine Kirkleckner sta volando letteralmente verso quello che è la vittoria, ha ricevuto il cambio da Heike Torgler. Ed ecco gli atleti che tornano alla partenza per il nuovo cambio, naturalmente ogni atleta deve completare il percorso prima di poter raggiungere il compagno di squadra. Eccolo, qui vediamo Mamlev che cede al terzo frazionista. Il terzo frazionista che è appunto Klaus Schlaguler, mentre questa tra le donne è Nicole Scalette, punzona, sembra sia punzonato e corre velocissima perché anche lei deve cercare di tenere alto l'onore del US Primiero. Vediamo tra l'altro
se ne parlava proprio prima con il tracciatore, il punto dedicato al pubblico, dove il pubblico può appunto avere la possibilità di vedere gli atleti in azione. Un'altra cosa che ti voglio far notare, non in questo caso ma in alcuni frangenti, proprio la difficoltà di entrare nel bosco, perché io che ho seguito personalmente alcuni atleti, ecco però che arriva Christine Kirchlechner accompagnata da Heike Torgler al centro e Carlotta Scaletta, tagliano il traguardo, sono loro le campionesse italiane. Ovviamente le compagne si sono già cambiate perché hanno corso in precedenza. Grande gioia, un 5 e un abbraccio veramente caloroso, e sono loro le nuove campionesse italiane, si confermano. Complimenti naturalmente a Kirchlechner, che è riuscita a centrare la doppietta, lei che il giorno prima si era vestita del tricolore per quanto riguarda la long donne singola. Torniamo con Schaguler, già secondo nella giornata precedente negli assoluti per quanto riguarda il singolo, e ha guidato il suo team alla vittoria. Esattamente, perché con Schaguler si completa naturalmente il trio della squadra, e riesce così insieme a Mamlev e Ras ad aggiudicarsi il titolo per quanto riguarda la staffetta. Quindi due doppiette sia per quanto riguarda gli uomini e le donne. Mamlev e la Kirchlechner sono riusciti ad aggiudicarsi sia il singolo che la staffetta. Mentre arriva la forestale, che volevo solo sottolineare il fatto che Schaguler ha battuto di un soffio Andrea Seppi, che però, come vi dicevo, avendo in squadra un elvetico come Tobia Pezzati, concorreva sì per la vittoria di giornata ma non per il titolo italiano. Ecco l'arrivo di Nicole Scalet e il suo US Primiero, loro sono dietro allo Sporting Merano. Ras, Mavle, Schaguler, De Bertolis, Negrello, Zagonel, Corona, Pagliari, Tenani, questo è il podio per quanto riguarda la staffetta maschile. Scalet, Torgler, Kirchlechner, quindi Orler, Taufer e Scalet, Nicole, poi Pozzebon, Maggioni e Chiara Chiappa per quanto riguarda le donne. Beh, una gara che ha veramente emozionato, e qui un meritato podio, ma ascoltiamoli. Sport Club Merano si conferma campione d'Italia. Allora Carlotta, annata grandissima che si conclude in un modo fantastico per voi. Sì, sono molto soddisfatta e sono felice di aver potuto fare una buona gara anche nella staffetta a cui tengo in particolar modo. Ah, che non era semplice mantenere la prima posizione dopo che Carlotta ti ha passato il testimone, diciamo. Sì, è una bella sfida a cuore con questa squadra fortissima. Sono partita bene, però l'ultima parte ho sbagliato un po', ho perso qualche minuto, però sapevo che parte poi Christine che recupera al massimo. Allora Christine, grande weekend personale e di team, ieri e oggi. Assolutamente, sono particolarmente felice per la staffetta e anche per tutto il risultato di squadra. Bene, torniamo a casa contenti. Terlane Orienteering, Loifer si conferma campione d'Italia. Allora Jonas, tu entri dalla panchina e subito vai a segno, per te una gara l'anno ma sempre di altissimo livello. Hai ragione, la gara che conta, la gara su cui punto tutto l'anno, e con due campioni come sono Klaus e Misha è abbastanza facile, diciamo, vincere, però comunque ho dato anche il mio e sono veramente soddisfatto. Rivincere un altro anno, rifare un titolo italiano. Misha, è una squadra che ti stima, sei la punta, oggi però eri il secondo a partire. No, dall'inizio sentivo che siamo molto potenti, molto strong, e possiamo ben fare lo stesso risultato, e adesso speriamo per hat-trick. Ok, poi alla fine toccava a te Klaus, nuovo look ma il risultato non cambia. Sempre uguale. Sì, quest'anno Misha mi ha dato un po' di vantaggio in meno, però era bella, e poi alla fine allo sprint ci è andata bene. Thank you.
Si chiudono i campionati di orienteering, abbiamo qua sindaco di Gradisca di Sonzo Linda Tomasinzic e sindaco di Duino Aurisina Vladimir Cucagna. Sì, buonasera a tutti. È stato veramente un piacere ospitare questa edizione dei campionati italiani e anche Alpe Adria di orienteering. Questo sport l'abbiamo imparato a conoscere qui nel nostro territorio con degli eventi promozionali e l'abbiamo trovato molto adatto alla promozione della nostra città. È doveroso di ringraziare tutti gli organizzatori per la grandissima e per la bellissima riuscita di questa manifestazione e anche ai comuni che hanno ospitato questa manifestazione. Quindi un grazie sentito e alla prossima. Alla prossima occasione sul Carso, si è conclusa così la 5 giorni del Carso che ha ospitato tra gli altri eventi i campionati italiani. Abbiamo visto Mamlev campione italiano, la Kirklechner campionessa e la staffetta, prova spettacolare con decine e decine di partecipanti. Grazie a Pietro Ilarietti. Grazie a voi.